Per esempio, per me un esempio di incomprensione. Adesso probabilmente scandalizzerò qualcuno perché parlo in qualche modo male di un mostro sacro, no? Della storia culturale italiana, che è Maria Luisa Spattiani, però non ci siamo, capito? Ecco, non c'è, a mio parere non ci siamo. Non leggo tutta la poesia che si trova a pagina 20 e 21 e nell'interno di un amico, no? E allora a un certo punto qui scrive Machado, un golpe di ataúd in tierra es algo perfettamente serio, sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. Allora la Spattiani fa così, contro la terra lustro di una bara, serietà, perfezione, sobre la cassa nera si frangevano le grevi zolle polverose. Beh, per favore, no? Le grevi zolle polverose. Por favor. Pero Machado no está ahí, ¿no? Se ha ido a otro sitio, no está ahí, se fue, ¿no? No es Machado. ¿Qué? Ya no es Machado. Ya, no. Voi dite, un traduttore che fa? Io non dico che traduttore li crea, insomma, non dico questo, dico che. O il traduttore sì che può ricreare, abbiamo visto il caso di Nonetta, abbiamo visto il caso di Giudici, ricreano questi qui, non è che, però insomma devono capire quello che traducono, no? Perché se non lo capiscono, allora.